puntuale l'appello per la pace di Papa Francesco, arrivato al termine dell'udienza generale del 3 gennaio, la prima del 2024 che si è svolta in Aula Paolo VI, alla presenza di numerosi fedeli e pellegrini, giunti come di consueto da diverse parti d'Italia e del mondo. E non dimentichiamo i popoli che sono in guerra. La guerra è una pazzia, sempre la guerra è una sconfitta, sempre una sconfitta. Proseguendo sempre a braccio, Francesco ha chiesto di pregare per i civili, famiglie, donne, bambini, anziani. Sono loro a pagare il prezzo più alto dei conflitti. Preghiamo per la gente in Palestina, Israele, Ucraina e tanti altri posti dove c'è la guerra. E non dimentichiamo i nostri fratelli Rohingya che sono stati perseguitati. Seconda catechesi sul tema dei vizi e delle virtù all'udienza generale del 3 gennaio, il Papa si è soffermato in particolare sulla lotta spirituale del cristiano, una condizione che richiede vigilanza e discernimento. La vita spirituale del cristiano non è pacifica, no? Lineare è priva di. Non è una cosa lineare, è priva di sfide, ma al contrario, la vita cristiana esige un continuo combattimento, il combattimento cristiano, per conservare la fede, per arricchire i doni della fede in noi. Tutti dobbiamo affrontare le tentazioni, ha detto ancora il Papa, che ha proseguito la catechesi quasi interamente a braccio. Anche i santi, ha precisato, non sono stati risparmiati dalle seduzioni del male. E tutti noi abbiamo esperienza di questo, tutti noi. Che ti viene un cattivo pensiero, che ti viene un desiderio di fare questo o di sparlare dell'altro. Tutti siamo tentati e noi dobbiamo lottare per non cadere in queste tentazioni. Tutti siamo peccatori, ha aggiunto ancora Francesco, osservando però che non tutti ne sono consapevoli, neanche nel momento della confessione. E ci sono tante persone che si autoassolvono, e che reputano di essere a posto. No, io sono bravo, io sono brava, io non ho dei problemi. Ma nessuno di noi è a posto, sai? Se qualcuno è a posto, sta sognando, Nessuno. Ognuno di noi ha tante cose da aggiustare, ha da vigilare pure. Il Papa ha ricordato l'esempio di Gesù che si è messo in fila con tutti i peccatori nel fiume Giordano per il rito della purificazione. Ma come mai? Sì, Gesù ci accompagna a tutti noi peccatori. Ma lui non è peccatore, no, ma è fra noi. E questa è una cosa bella. Si tratta di un punto chiave, non c'è giudizio da parte di Gesù. Gesù è accanto a noi per aiutarci, per proteggerci, anche per sollevarci, alzarsi dopo il peccato. Gesù è capace di perdonare, siamo noi che perdiamo la capacità di chiedere perdono. Riprendiamo questa capacità di chiedere perdono. Ognuno di noi ha tante cose da chiedere perdono. Ognuno la pensi dentro e oggi parli con Gesù. Non hay que tenerle miedo alla diversità di carismas en la iglesia. Al contrario, hay que alegrarse de vivir esta diversidad. Ya en las primeras comunidades cristianas, diversidad y unidad estaban muy presentes y era una tensión que debe resolverse en un plano superior. Más aún, para avanzar por el camino de la fe, necesitamos también el diálogo ecuménico con los hermanos y hermanas de otras confesiones y comunidades cristianas. No como algo que confunde o que molesta, sino como un regalo que Dios hace a la comunidad cristiana para que crezca como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pensemos, por ejemplo, en las iglesias orientales. Tienen unas tradiciones propias, unos ritos litúrgicos característicos, pero mantienen la unidad de la fe, la refuerzan, no la dividen. Si nos guiamos por el Espíritu Santo, la riqueza, la variedad, la diversidad
nunca provocan un conflicto. El Espíritu nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en el amor de Dios y todos diferentes. Oremos al Espíritu Santo para que nos ayude a reconocer el don de los diferentes carismas dentro de las comunidades cristianas y a descubrir la riqueza de las diferentes tradiciones rituales dentro de la Iglesia Católica.